Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri. Salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Questa pagina del Vangelo ci riporta da un lato notizie che conosciamo anche da altri evangelisti e poi però nella seconda parte un episodio che è proprio di Luca, che solo Luca ci riferisce. La prima parte, potremmo dire, è una triplice tentazione per Gesù. Ricordate, all'inizio del suo ministero è tentato da Satana per tre volte, ma anche sotto, quando è sulla croce, questa tentazione, potremmo dire, si ripresenta. Un uomo che è in croce, e la morte in croce è atroce, perché si muore non per le ferite, assolutamente, ma perché è la mancanza di aria, potremmo dire. La persona si lascia andare e prende aria, allarga il diaframma finché ce la fa. Quando non ce la fa più, crolla. C'è l'infarto. E allora uno che è lì, che sta morendo a goccia, potremmo dire, qual è la tentazione più grossa? Ma quella di scendere da lì, è chiaro. Uno che è sulla croce, uno che è crocifisso, vorrebbe essere schiodato e scendere. E cosa gli dicono? Per tre volte glielo dicono i capi del popolo, glielo dicono i soldati che sono lì sotto, glielo dice la gente che passa, i soldati, glielo dice il ladro, uno dei due che sono ai suoi lati: scendi dalla croce, salva te stesso e anche noi. Per tre volte Gesù si sente questa esortazione, questo invito: salva te stesso. È una triplice tentazione, ancora più insidiosa forse di quella del demonio. O meglio, potremmo dire, si ripresenta così al momento opportuno. Dice Luca: lo lasciò per tornare al momento opportuno, è lì, sotto la croce. Salva te stesso, è quello che Gesù non può accettare. Perché direi tutta la sua esistenza si riassume nella salvezza degli altri a prezzo di sé. Lui conquista la salvezza nostra pagando per noi, a prezzo di sé. La tentazione nella quale noi spesso cadiamo, io almeno, è quella, come dire, quasi di salvare me a prezzo degli altri. Lui salva gli altri a prezzo di sé. Ed è questo, direi, l'affermazione suprema del suo amore. Ma poi Luca ci porta quella seconda parte del brano, quel ladro, uno dei due, che riprende il suo collega e dice: lascialo in pace. Ecco, è una costante di Luca questa. Se noi leggiamo attentamente il Vangelo di Luca, vediamo che i lontani, quelli che sono ai margini, quelli che sono fuori, i lontani sono più prossimi dei vicini, quelli che sono fuori sono più intimi di quelli che sono dentro,
i peccatori alla fine si comportano meglio dei giusti. Pensate a quella donna prostituta che in casa di Simone lava i piedi di Gesù e li asciuga coi capelli, e alla reazione scandalizzata di tutti Gesù esalta invece la donna e dice: molto le sarà perdonato perché è molto amato. Colui a cui si perdona poco, questa espressione paradossale di Gesù, colui a cui si perdona poco ama poco. Ricordate il samaritano, qualche capitolo dopo quell'episodio, il samaritano. Samaritano, lo straniero, l'eretico, si comporta meglio del sacerdote e delle vite. Quelli passano oltre, lui no, si prende cura dell'uomo. Ricordate la parabola famosa dei due figli e del padre misericordioso? Alla fine il figlio che se n'era andato capisce la logica del padre più di quello che stava sempre dentro casa e però era rimasto estraneo al cuore del padre. Ricordate quell'altra parabola del pubblicano al tempio? Quando il fariseo in piedi al Signore avanza i suoi titoli e dice: ti ringrazio perché non sono come quello lì. E dice Gesù: quello stava invece in fondo, in ginocchio, occhi bassi, e diceva solo: pietà di me peccatore. Dice Gesù: quello andò a casa giustificato e l'altro no, perché chi si umilia sarà esaltato. Ecco allora, i lontani, queste figure trovano quasi compimento su questo ladrone. Questo ladrone, questo malfattore, è più vicino a Gesù dei giusti che l'avevano messo in croce. Ecco, Luca su questo no, insiste. Ma noi potremmo chiederci: perché quest'uomo condannato alla croce? E la croce era allora come oggi fosse la sedia elettrica. Se uno muore sulla sedia elettrica, beh, la reazione nostra dice: cosa aveva combinato? Quale fattaccio? Di quale fattaccio si era reso protagonista? Uno crocifisso alla croce, questo aveva, no, la fama. E infatti con Gesù, a fianco a Gesù, c'erano due malfattori, due ladroni. San Paolo dice: Cristo, Dio lo ha fatto maledizione per noi, il figlio. E allora, perché a quest'uomo che è sulla croce Gesù dice: oggi, non dovrei aspettare, oggi sarai con me in paradiso? Perché? Me lo chiedo, no? Ecco, io non so dare che questa risposta. Vedete, tante volte ci beccano pure sul fatto, dico me, no? Oppure sul fatto colpevoli siamo sempre innocenti. Neghiamo pure l'evidenza. La colpa è sempre degli altri. E seppure mi beccano che non posso dire sì, io però ho fatto così perché quell'altro... La reazione, insomma, io sto sempre pulito. Ricordo mia cugina piccolina, bambina, aveva 2 o 3 anni e non si rendeva conto, ruppe un vaso così agli strepiti della madre, diceva alla madre giustificandosi: è stato Antonio, il fratello, che in casa non c'era in quel momento. Ecco, tante volte noi adulti siamo così. Allora qual è la grandezza di questo ladrone? Che questo ladrone sta lì, sta morendo e dice: me lo son meritato. Quest'uomo è così onesto con se stesso da dire: io sto qui e la colpa è mia. Ecco, questo lo porta in paradiso con Gesù lo stesso giorno. Lo stesso giorno. È onesto con se stesso. E allora mi piace leggere, e questa onestà gli apre le porte. Mi piace leggere un brano di un autore della prima metà del Cinquecento, che ha fatto un dialogo tra Cristo e il ladrone. È il quarto dei dialoghi 7 di Bernardino Chino, un uomo che poi finì apostolo.
un altro mistero, potremmo dire. Ma questo dialogo è bellissimo, è struggente. Ne leggo alcune righe. Dice appunto Bernardino Chino che questo ladrone, ecco, dice, confessa la sua divinità, la divinità di Gesù, chiamandolo Signore. Ecco, la fede piena di divina sapienza. Non dimandò, leggo col linguaggio 5-6, non dimandò cose caduche, ma divine, e solo che di lui si ricordasse. Cioè dice, non gli chiede cose umane, non gli chiede di scendere da lì, non gli chiede salva la vita, e neppure gli chiede il paradiso, gli dice solo, ricordati di me. Ecco la profonda umiltà, quasi dicesse, non merito di stare in cielo presso te, con gli altri santi, né di vivere in paradiso con gli beati. Fa almeno che io nella tua memoria viva, che assai mi sarà, se ben sarò dannato, che qualche volta ti ricordi di me. Dice, quest'uomo gli dice solo, dice, io sono peccatore, non merito altro, ma se tu ti ricordi di me, per me questo sarà già molto. Dice, oh che fortezza, oh che grande costanza, che essendo in croce in tanto tormento, levandosi sopra se stesso, cioè quest'uomo che si alza dalle sue miserie, non si ricordasse se non solo di Cristo. Imperò Cristo, gli rispose tanto dolcemente, in verità ti dico che oggi sarai meco in paradiso. Ecco, bellissimo questo. Lui che da solo, lì, cosciente del suo peccato, non osa domandare niente. Dice, ricordati, e già questo mi basta. E dice Bernardino, ha fede, è umile, e riprende pure quell'altro che attaccava Gesù. Ecco, quest'uomo cosciente del proprio peccato, aiuti anche noi ad essere onesti con noi stessi e a passare attraverso la porta stretta della verità e della misericordia per fare la Pasqua con il Signore. Ecco, questa pagina struggente, almeno a me commuove tanto, del Vangelo di Luca, che mostra anche la capacità e la forza della grazia di Dio che investe i lontani. E allora, di fronte a questo mistero che mostra l'amore di Gesù, perché quella croce mi dice quanto Lui mi ha amato, allora mi chiedo se io sono cosciente di questo amore. Lo sono? E cerco io di salvare gli altri a prezzo di me? Abbiamo visto Gesù salva gli altri a prezzo di sé. Io mi sforzo di fare davvero della mia vita un dono, di sostenere, sollevare, aiutare gli altri a prezzo di me, oppure cerco di salvare me stesso a prezzo degli altri? Perché è possibile l'una e l'altra cosa. Quale delle due prevale in me? Ma pensando a quelle pagine del Vangelo di Luca, quando c'è il giudizio sprezzante degli osservanti, di quelli che osservavano la legge, presso invece gli altri, quella pagina bellissima che ho citato della prostituta in casa di Simone, quando molti dicevano, se sapesse, se questo fosse un maestro, saprebbe davvero che donna è questa, con disprezzo. Allora mi chiedo, io giudico gli altri? Mi comporto come quei farisei in casa di Simone? E quali sono i miei criteri di valore e di giudizio? Chi è per me la persona buona? Chi è per me la persona santa? Chi è per me la persona che veramente, no, ha un ruolo
perché se per me contano quelli che contano, beh, questo è un criterio di valore di giudizio, ma non è il criterio del Vangelo, di Gesù. Se quelli importanti sono quelli che contano, quelli che hanno potere, quelli che hanno quattrini, quelli che appaiono, beh, è un criterio, ma non è quello di Gesù. Quali sono i miei criteri di valore di giudizio? E poi vediamo questo malfattore, l'abbiamo detto, fu onesto con se stesso. Io sono onesto con me stesso, so riconoscere, so ammettere anche pubblicamente le mie colpe. Quest'uomo dice, io sto qua, me lo sono meritato, senza troppi giri di parole. E allora sono così? Oppure cerco di negare anche l'evidenza? Quel malfattore, abbiamo detto, fu non solo onesto, ma fu umile. Ma ci ha detto quell'autore cinquecentesco, disse, non aspiro, non posso pretendere il paradiso, ricordati solo di me, fu umile. Io lo sono. Ecco, ci siamo preparati, sono state tre sere nelle quali siamo stati insieme per alcuni minuti. Abbiamo fatto un percorso sotto la croce di Cristo, a fianco alla sua croce, sotto la croce la madre, il discepolo, a fianco questo ladrone. Ecco, possa anche ripetersi nella nostra esistenza questo mistero d'amore, che noi capiamo veramente questo mistero, quanto amore Dio ha per noi, con quale intensità ci ha amato, e tutta la nostra vita, la nostra esistenza si caratterizzi come una risposta all'amore.